Grazie. Oggi voglio farvi una mini review di un prodotto per la pulizia del viso di cui vi avevo già parlato nel video preferiti del mese di gennaio e febbraio. Si tratta di questo, il bellissima Imetec Face Cleansing, che come sapete se mi seguite su Instagram mi è stato regalato per Natale ed è questo qui. Si tratta di un dispositivo per la pulizia del viso che comunque aiuta la detersione. È una sorta di dupe del Clarisonic, anche se in realtà è un pochino diverso. Non so se già conoscete il Clarisonic, è un dispositivo come questo che ruota e aiuta la pulizia del viso. Come si usa per chi non lo conoscesse? Si applica un po' di detergente per il viso, sul viso o sulle setole, si aziona la vibrazione e si incomincia a massaggiare per alcuni secondi la guancia, l'altra guancia, il mento, il naso e la fronte. Questa qua fa una pulizia leggermente più profonda rispetto a una semplice detersione con l'ausilio delle mani, perché è proprio una spazzolina che pulisce un po' più in profondità. Come vediamo anche dalla confezione, all'interno, oltre che il manipolo, quindi lo strumento, si trovano anche diverse spazzoline che si possono facilmente intercambiare e sono proprio incastro, quindi questo è il dispositivo senza spazzolina, questa è la spazzolina e così si incastrano e si tolgono, facilissimo, comodissimo. Le spazzoline le troverete all'interno della confezione e sono esattamente una per pelli normali, leggermente più aggressiva rispetto a quella che uso io solitamente per pelli sensibili, che è questa qui che adesso è un pochino bagnata perché l'ho utilizzata da poco. Questa qua è molto più delicata. È molto piacevole da utilizzare e per finire c'è una spazzolina che io non ho mai utilizzato sinceramente perché non ne capisco molto l'utilità, che è questa. Si tratta nient'altro che una spugnetta in lattice. Loro lo propongono come una sorta di massaggiatore, comunque aiuto nel far assorbire la crema idratante. Sinceramente io questa qua non l'ho mai utilizzata, non so se mai la proverò perché se proprio voglio far assorbire meglio la crema idratante uso questa qui. Questa non so, non mi convince tanto perché mi sembra una semplice spugnetta in lattice rotonda. Però se voi la usate e vi trovate bene fatemelo sapere che proverò anche io in futuro, ma sinceramente non mi ispira molto. Il dispositivo vero e proprio comunque si presenta così, è un dispositivo a batterie perché le batterie sono qui dentro, comunque questo si apre e dentro ci sono le batterie. Adesso non lo apro perché è bagnato, non vorrei rovinarlo. Comunque è waterproof e a batterie e si dispone su questo, su questa base in plastica ed è molto molto comodo. Io ce l'ho da dicembre, ancora non ho avuto bisogno di cambiare le batterie. Quindi è comodo anche per questo perché non c'è bisogno di avere una presa a cui attaccare la spina come nel caso del Clarisonic. Io utilizzo a volte la spazzola per pelli sensibili nella maggior parte dei casi e quando voglio una detersione leggermente più profonda utilizzo quella per pelli normali che è un pochino più aggressiva. Comunque solitamente utilizzo quella per pelli sensibili. Come lo uso? Sinceramente non lo uso tutti i giorni, mattina e sera, come magari molte ragazze fanno, perché penso che una pulizia così profonda sia un po' controproducente da fare mattina e sera, tutti i giorni per la pelle, perché a mio parere la pelle va troppo a perdere di idratazione se si va ad aggredirla sempre sempre con detergenti, nonostante io usi comunque un detergente molto delicato e se è quasi sempre la spazzola molto delicata, quindi io cerco di usarlo soprattutto la sera.
Quindi, prima di andare a dormire, perché io dico, ma cosa pulisco a fare la pelle a fondo se poi tanto, vabbè sì, metto la crema che va a penetrare nella pelle, però poi tutto il giorno dovrò essere truccata con dei prodotti che magari mi vanno anche quelli a penetrare. Quindi preferisco utilizzarlo la sera, dopo che mi strucco col mio struccante, prima di andare a dormire, così la pelle sarà perfettamente pulita e durante la notte respirerà. La crema si assorberà meglio, penetrerà meglio e secondo me ha un'azione più efficace. Cosa importante, non si usa per struccarsi assolutamente. E un'altra cosa che avevo sentito prima di comprarlo, di ragazzi che dicevano, cavolo, io adesso che uso questo prodotto, questo strumento anche col Clarisonic, vedo che prima non struccavo la pelle bene, perché nonostante io strucchi bene la pelle, poi passando questo prodotto, questo strumento, vedo dei rimasugli di fondotinta sulla spazzolina. Quindi vuol dire che evidentemente io prima non mi struccavo bene. Io ho detto wow, chissà, pure a me magari farà questo effetto. Invece no, boh, ragazzi, che vi devo dire? Evidentemente la mia acqua micellare Bioderma, che comunque è molto dedicata e non pensavo fosse questo struccante super, super, super potente, mi strucca benissimo, perché effettivamente io dopo essermi struccata con quella non, quasi sempre non vedo mai dei rimasugli ulteriori di trucco. Quindi questo qua mi va sia a detergere, ma il mio struccante fa praticamente il suo lavoro di struccante al 100%. Come vi dicevo prima, non lo faccio tutti i giorni mattina e sera, ma lo faccio solo la sera e magari anche a giorni alterni. Mi trovo abbastanza bene, mi è piaciuto molto. C'è da dire che se siete delle persone pigre che non hanno voglia di utilizzarlo con costanza, è anche inutile che vanno a comprarlo, perché comunque è sempre un prodotto sì da fare secondo me a giorni alterni, ma comunque con costanza. C'è stato un periodo, come vi dicevo nell'altro video, in cui l'ho utilizzato con costanza e ho visto proprio la pelle bella, luminosa, c'era, i pori erano più ristretti, e a livello estetico era molto più bella, più luminosa, più morbida. C'è stato un periodo in cui poi non l'ho utilizzato più, ho trascurato un po' la pelle ed effettivamente si è visto il cambiamento, che la pelle ha ricominciato di nuovo a buttare fuori dei brufoletti, dei punti neri. Perciò ve lo consiglio, sì o no? Sì, ve lo consiglio perché a me è piaciuto, non costa nemmeno 150-200 euro come il Clarisonic, ma costa praticamente un terzo, perché lo troverete sui 40-50 euro, lo trovate penso nei prodotti come Saturn, MediaWorld. A me, il mio è stato acquistato da Saturn, quindi là c'era sicuramente, il Saturn che c'è in stazione centrale a Milano, là c'era sicuramente, comunque penso un po' in tutti i prodotti, in tutti i grandi magazzini che vendono dispositivi tecnologici. Secondo me è una buona alternativa al Clarisonic, che è un buon dupe in un certo senso, perché veramente spendere 200 euro per un Clarisonic, secondo me 150-200 per un Clarisonic, secondo me è veramente tanto. Mi piacerebbe provare anche quello, però dico, perché devo spendere tutti questi soldi per un prodotto che poi magari non so se nemmeno se userò con costanza, se mi piacerà o se non mi piacerà. Fatemi sapere invece le vostre opinioni qui sotto, anche come vi siete trovati con altri dispositivi simili, quali il Clarisonic o quali altri miliardi di dispositivi del genere che ultimamente ci sono in commercio. E spero che questa recensione vi sia stata utile e ci vediamo in prossimi video. Ciao!